Avvia la registrazione. Quindi, ragazzi, ben arrivati e ben trovati a questo incontro dove il nostro relatore è il dottor Antonio Fico, che è un libero professionista e che opera presso lo studio Fico ad Afragola. Io passo la parola a Antonio che ha già caricato le sue slide e quindi do direttamente a te la parola, Antonio, a te la scena. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie in anticipo del tempo e dell'attenzione, grazie ovviamente a Luca, alla Claronav e alla DNS per questa nuova occasione con questi webinar, grazie soprattutto per il format di questi incontri pensati come una sorta di tavola rotonda in cui confrontarsi sui problemi clinici e sui pro e contro delle possibili soluzioni. A 3 anni, dopo 3 anni di viaggio accompagnato nel bene e nel male da questa tecnologia, è tempo di bilanci. E quale occasione migliore di questa serata per poterli discutere insieme? Stasera, traendo spunto dai momenti in cui il Navident mi è stato più utile, quindi parliamo di casi clinici ordinari, ma al limite per le anatomie affrontate, condividerò le riflessioni che ne sono scaturite, in particolar modo il motivo per cui solo la chirurgia navigata avrebbe potuto aiutarmi. Approfitterò nel contempo per condividere riflessioni cliniche sugli usi di questa tecnologia e i suoi protocolli e spero di suscitarvene altrettante. Premetto che purtroppo la mia documentazione clinica tende ad essere un po' lacunosa, e che solo per dimostrare un certo follow-up presenterò i primi casi più emblematici trattati con questa metodica circa 3 anni fa. Ovvio che il risultato di questi casi non è da attribuirsi a me soltanto, ma a tutta l'equipe dello studio Fico, che è uno studio in cui collaborano padre, 4 figli, 4 ASO e una ferrista. Cominciamo con la storia di 10475, 21 anni. 10475 è una giovane ragazza che richiede un intervento estetico per migliorare il sorriso, candidata per questo a trattamento ortodontico e recupero ortodontico chirurgico di dente 1-3. Questo era lo studio motivazionale presentato alla paziente in sede di consenso informato, con segmentazione degli elementi dentali per illustrare meglio la problematica che dovevamo affrontare, ma diamo soprattutto un'occhiata alla situazione ossea. È evidente che è nativamente sfavorevole ad una riabilitazione implantoprotesica. Questo anche senza la necessità di estrarre il dente 1-3 incluso. Mai avremmo optato per tale scelta terapeutica. Eppure, vicissitudini, la ragazza deve allontanarsi dal territorio, abbandona la strada maestra della riabilitazione orale proposta e chiarisce gli obiettivi fondamentali del trattamento, che sono il 12 conoide e il 53 ormai privo di stabilità. Rifiuta possibilmente danno irreversibile alle altre strutture dentali. Rimuovo il canino incluso, procedo a rigenerativa contestuale per conservare i già esili volumi ossei a disposizione, riesco anche a preservare il 53 benché mobile, ci accompagnerà fino all'inserimento post-estrattivo dell'impianto. Aspetto 4 mesi di guarigione, pianifico il posizionamento implantare e i problemi sono diversi. L'assoluta precisione richiesta al tragitto delle frese dell'impianto, trovare un bicorticalismo che possa garantire un'adeguata resistenza alla interfaccia di osta integrazione di un impianto comunque a diametro ridotto, un 3,25, caricato eccentricamente perché malamente inclinato, in zona canina in un soggetto con seconda classe, seconda divisione. Quindi il clou biomeccanico per questo povero impianto. Era necessario inoltre dare al tecnico lo spazio per gestire un'angolazione assolutamente sfavorevole ad ottenere un risultato estetico favorevole. Quindi l'impianto andava inserito ad una giusta profondità all'interno dell'alveolo post-estrattivo. Seguendo il protocollo Trace and Place, uno dei due possibili utilizzi del Navident con un tastatore chiamato Tracer, procedo ad una rapida scansione per tastatura delle superfici dentali a partire da punti che avevo in precedenza marcati nel software,
questa scansione ha una peculiarità, è letta con riferimento ad un marcatore che il paziente indossa al momento della scansione. Piccola digressione teorica, lo scopo di questa scansione è creare una rappresentazione della superficie testata, semplifichiamo con un'analogia nota, un STL, anche se non si tratta di un STL. Di questo STL viene anche registrato il rapporto spaziale con il marcatore, simulato da questa sfera nell'animazione che ho preparato, e su questo STL il Navident effettua la registrazione dei dati DICOM del paziente. In questo modo i DICOM si orienteranno come si orienta il paziente nello spazio. Da qui la magia, vedere il film nella foto, un viaggio nel passato, cioè vedere i nostri strumenti che si muovono in slice tac acquisite 15 giorni prima. Piccola nota di glossario, per non creare confusione, chiamo marcatore un riferimento che il Navident riconosce con la stereocamera. Repere invece dei riferimenti che il Navident riconosce ma che sono acquisiti dalla TAC. Ad esempio, nel caso in questione, i marcatori sono il Dead Tracker e il Tracer, mentre i nostri reperi sono proprio i denti del paziente. I denti sono il più comodo repere quando sono adeguati allo scopo, come avremo modo di vedere tra poco. Anche da un punto di vista funzionale, i due tipi di riferimento sono diversi. I marcatori servono a leggere i movimenti in tempo reale, i reperi permettono l'accoppiamento della tacca al marcatore del paziente. La procedura che mette in condizione il Navident di rappresentare i movimenti all'interno della tacca ha il nome di registrazione del paziente. Ricordiamo questa espressione perché sarà ricorrente nelle nostre riflessioni successive. Quando i denti sono adeguati a fungere da repere? Sono necessaria tutta una serie di requisiti. Devono essere stabili, mobilità di grado 1, devono essere ben rappresentati nella TAC, assenza di artefatti metallici, e devono essere ben distribuiti nell'arcata da adattare. La ClaroNav nel manuale Navident suggerisce che essi debbano formare un tripode. Analizziamo un po' quest'ultimo aspetto. Chiedo scusa se uso un altro caso d'esempio, però purtroppo i dati grezzi del caso che stiamo vedendo si sono rotti. Quella qui ripresa più volte, metto il marcatore laser, quella qui ripresa più volte, è la schermata del Navident per la manovra della tastatura che abbiamo visto in precedenza, ed in questa schermata noi andiamo ad aggiungere anche i punti di inizio tastatura. Sugli impianti, qui, vediamo un valore che rappresenta un indice di affidabilità della navigazione. Questi indici di affidabilità variano dall'assolutamente indecente fino al clinicamente buono. E non tanto per il numero di punti che sono sempre uguali, ma solo per la loro distribuzione. Il problema è tutto qui. Navident valuta questa distribuzione, ne sintetizza la qualità nel colore e nel valore. Il nostro obiettivo, quando scegliamo i punti di inizio tastatura, deve essere quella di tenere questi indici il più bassi possibile, compatibilmente con la semplicità clinica della procedura. Va da sé che questa affidabilità e questa affidabilità sono identiche, ma una cosa è andare a tastare un 28 e un'altra cosa è andare a testare il settore laterofrontale. Questo caso ci consente anche di notare un altro principio generale. L'intervento ha un'estensione minima, noi dobbiamo inserire uno o due impianti. Dunque, anche il tripode che il Navident considera valido è quello più piccolo possibile. E qua vediamo bene che la sua estensione, da qui a qui, deve essere una regione che abbraccia almeno 9 elementi dentali. L'ho chiamata la regola del 9. Sembra un principio stupido, ma in realtà arricchisce la diagnostica interventistica della chirurgia navigata secondo Navident di un criterio importantissimo per l'esecuzione del caso. Anche l'inserimento di un solo impianto in un paziente che non ha denti adeguati in una regione estesa ad almeno 9 posizioni dentali non potrà usufruire dei denti come repere. E per adeguatezza noi ricordiamo che i denti devono essere anche stabili e con un aspetto radiografico ben leggibile. Come
Come risolvere la mancanza di questi reperi lo vedremo in riflessioni successive. Qui notiamo come ovviamente il numero di impianti non influisce sulla affidabilità della navigazione. Qui vediamo invece che una posizione implantare distale all'ultimo punto di tastatura influenza l'affidabilità della navigazione. Qui infine vediamo che quello che conta non è tanto il numero dei punti di tracciatura, ma i principi generali che abbiamo appena visto all'opera e che adesso riassumiamo per completezza. Cioè i punti devono essere 3, su questo il Navident non transige, non ci fa andare avanti se non ne marchiamo meno 3. Deve essere sempre presente un punto distale all'ultimo impianto. E la regola del 9. Nel più ristretto campo chirurgico, i punti devono essere distribuiti in un arco comprendente 9 posizioni dentali. Ad esempio dal 16 al 23, in questo caso. O se il 22 fosse agenetico, dal 16 al 24. Va da sé che non sempre possiamo usare i denti come repere. Pensiamo solo ai casi estremi più esemplificativi, per esempio gli edentulo totali o i candidati tali durante gli interventi, oppure le persone con grosse riabilitazioni protesico-metalliche, che comportano importanti distorsioni nella TAC. In questi casi dovrò aggiungere dei riferimenti. Un altro motivo di aggiunta di riferimenti, l'abbiamo visto prima, possono essere le edentulie distali, classe prima e seconda Kennedy. Il Navident può lavorare su due tipi di reperi, viti da osteosintesi e fiducial. Il fiducial apre la strada all'altro protocollo di utilizzo Navident, all'altro modo di utilizzarlo, il Navistent. Il protocollo Navistent soffre molti svantaggi rispetto alle viti, in particolare rende molto difficoltoso matchare una guida protesica nella pianificazione, specie nei casi totali, quando è associato all'uso di un mini impianto, come vedremo tra poco. Non è compatibile con la vita di relazione, sempre quando associato con il mini impianto, perché obbliga in una sola procedura all'inserimento del mini impianto, all'effettuazione della TAC e all'intervento di posizionamento implantare. Il mini impianto impedisce proprio il posizionamento della protesi. È fastidioso per il paziente. Tutto questo vale tranne che nella mandibola gravemente atrofica, dove invece è di elezione. Questo protocollo infatti ha un enorme vantaggio. Questo è il mini impianto che viene applicato prima della TAC. Al mini impianto viene applicato il Navistent, al Navistent si applica il fiducial e sempre al Navistent si applica il Geotag. Di fatto il fiducial e il Geotag occupano lo stesso spazio chirurgico. Per questo è il protocollo di scelta per la mandibola gravemente atrofica. Laddove può essere rischioso posizionare viti lontano dai futuri siti implantari, e figuriamoci quanto può essere rischioso stabilizzare una dima per chirurgia guidata statica con dei pin da 2,2 e diametro di infissione di 1 centimetro. La registrazione del paziente nel protocollo Navistent è una procedura delicata e particolare. Si verifica in due momenti distinti. Quando si applica il fiducial al Navistent e quando lo si sostituisce col Geotag. La registrazione è basata sulla fedele, ma tutt'altro che scontata, replicazione di posizione relativa tra fiducial, Geotag e Navistent. Si tratta di due momenti irripetibili e a ciò si aggiunga che se fallisce è necessario ripetere la TAC del paziente. Analogamente, ci accorgessimo di una perdita di accuratezza durante la procedura chirurgica, non ci sarebbe modo di ripetere la tracciatura. Va assolutamente ripetuta la TAC con fiducia. Altro pesantissimo handicap di questo protocollo. Per tutti gli altri casi, 3 esemplis assolutamente. Ma dovessi aver bisogno di reperi, dovrò utilizzare sempre le viti? Ufficialmente sì. Io personalmente, nei casi con artefatti, ho approntato un sistema basato sull'inversione dell'impronta, mai validato però dalla Navident. Resta comunque una conquista personale, diciamo così. Optato per il protocollo 3 Semplace, dobbiamo scegliere il marcatore da utilizzare.
LED tracker è di immediato e semplice utilizzo nel mascellare superiore, lascia completamente libero il campo chirurgico e dunque il marcatore di elezione per gli interventi superiori. Per l'arcata inferiore possiamo scegliere tra JoTracker S e JoTracker C, che possono essere ancorate ai denti mediante composito, JoTracker RU, che può essere ribasato sui denti del settore controlaterale a quello di interesse chirurgico. Pensiamo ad esempio se dobbiamo trattare una zona dove è difficile l'adesione del composito, per esempio in presenza di riabilitazioni protesiche. Infine il JoTracker B che si ancora all'osso denudato del paziente. Nulla osta comunque, con qualche spesa in più, il produrre supporti personalizzati al paziente da fissare saldamente alla dentatura basati su piccoli byte di resina. L'importante è raggiungere la fissità del tracker durante tutta la procedura chirurgica. Tutti questi dispositivi, uniti ai tumultuosi aggiornamenti della metodica, inizialmente mi hanno fatto un po' perdere la bussola, per parafrasare burlescamente il concetto di navigatore GPS cui viene associata la tecnologia navigata. Però a ben pensarci, fondamentalmente l'uso clinico si risolve in una precisa flowchart decisionale. Al momento dell'acquisizione TAC, devo effettuare la TAC con qualche repere? La decisione si prende sulla base dell'adeguatezza alla tracciatura della dentatura residua e abbiamo visto quali sono i parametri. Non occorrono reperi, il protocollo di riferimento è il 3S in place, dovrò solo scegliere il marcatore, il tracker da andare a utilizzare. Devo aggiungere qualche repere. Se sto in mandibola gravemente atrofica, userò il mio mini impianto col fiducial e utilizzerò il marcatore apposito del Navistent, cioè il JoTag. Altrimenti, protocollo ufficiale Navident, applicherò le mie mini viti e rientrerò nel caso del 3S in place. Torniamo alla realtà clinica del caso, verifichiamo l'accuratezza del nostro sistema toccando con la fresa punti anatomicamente ben definiti e seguiamo la nostra osteotomia in tempo reale. Sono immagini che chi usa il Navident è abbastanza abituato a vedere, non meritano grosso commento. La osteotomia è condotta guidando a due mani la fresa, che va fatta scorrere lentamente nell'osso, ponendo attenzione a seguire il mirino. Nei primi casi non si è ancora acquisita quella dimestichezza a correggere la fresa come indicato dal mirino, ma questo è solo frutto dell'esperienza. L'alesaggio è ovviamente intermittente. Arrivo fino a fine video, giusto per far comprendere la velocità di osteotomia con il Navident. Magari alle prime armi si è un po' più lenti, forse un po' più veloci, ma stiamo parlando di un intervento di estrema precisione. Cioè, non so se mi spiego, guardate la fresa da due, come penetra questa crista edentula. Basta un minimo errore, ci siamo mangiati qualche corticale. Effettuiamo la TAC post-operatoria ed il confronto tra il pianificato e quanto eseguito mediante le VanoNav, che è un sistema interno allo stesso Navident. Si importano i dati DICOM post-operatori, si allineano ai DICOM preoperatori con la pianificazione. Il sistema di allineamento è esattamente sovrapponibile a quello di superficie STL, quindi procede per punti. Il controllo dell'allineamento si verifica sulle sezioni trasversali e mediante un sistema a scala di colori o a flipping, cioè le immagini pre e post vengono, ecco, vengono visualizzate a intermittenza, non si deve visualizzare nessun movimento. Terminata la fase, il programma in automatico delinea l'impianto inserito e calcola in automatico la discrepanza. 200 micron, 0,2 mm, è quasi la risoluzione della mia TAC. La mia TAC ha una risoluzione di 180 micron sulle arcate mascellari, per un 10x5 o un 10x10 ha una risoluzione di 180 micron. Questo giusto per capire la precisione di cui stiamo parlando. E a 2 anni di distanza dal trattamento, la nostra ortodonzia ha allineato un po' i denti anteriori e deruotato quel premolare posteriore che stava malissimo, giusto per guadagnare almeno un po' di spazio per questo canino. La protesi ha mascherato il conoide con faccetta e finalizzato il 13, cercando di ottenere una simmetria del sorriso. C'è stata retrazione dei tessuti sul 13, l'abbiamo mascherata con la ricostruzione della bozza ottenuta mediante innesto di matrice connettivale equina, grazie anche al supporto della spicola ossea lasciata vestibolarmente all'impianto.
Ovvio che il Navident non ha fatto tutto il lavoro, ma sicuramente il posizionamento adeguato dell'impianto è stata una delle chiavi di successo. Ora io escludo la possibilità di ottenere con le mie mani una tale precisione in chirurgia tradizionale. Resta solo un'altra tecnologia che mi poteva servire, la chirurgia guidata statica. Io non ho contezza di chirurgia robotica. Ma un caso come questo, con uno spazio interdentale così esiguo ed un impianto profondo nell'alveolo post-estrattivo, in chirurgia guidata statica sicuramente avrebbe impedito una procedura completamente guidata. Avremmo proceduto ad una chirurgia cosiddetta mista, come è un po' accaduto a questo collega. Il collega su Facebook, che cosa fa? Sposta la cannula di 4 mm in senso occlusale, aumenta l'offset, quindi questa distanza qui, e in tal modo riesce a posizionare la dimia e a far scendere le diverse componenti fino ad un certo punto, perché tutte le componenti da chirurgia guidata sono progettate per uno specifico offset. Solo la Straumann, che io ricordi, ha un kit da guidata con 3 offset possibili. Una tale eccentricità rispetto alla pianificazione può essere accettata in questo volume osseo, ma non in questo. Poi, secondo me, questo posizionamento resta una prodezza e io sicuramente non sono Maradona. Ho solo indossato delle scarpette magiche che hanno fatto questo gol per me. Ne avevo anche altre nello spogliatoio. Ma avrebbero funzionato solo a patto che calciavo da fuori area oppure gli uomini in barriera erano meno di 3. Leggiamo anche le risposte al post che ho citato. Non parlano degli sprovveduti del digitale italiano, ma a me viene in mente una domanda. In cosa devo essere bravo? In cosa sono addestrato? Nel trovare i trucchetti ai videogiochi o nell'uso delle mani? Fin qui abbiamo visto la potenza del Navident e avremo modo anche di ragionarci nei prossimi casi, ma la potenza è nulla senza controllo. Allora, vediamo insieme il controllo che il Navident garantisce sugli aspetti digitali della nostra chirurgia. Parliamo del 3 Place. I cardini del protocollo sono superficie STL, come l'abbiamo chiamata, registrazione con i dati DICOM e posizione del tracker. Per quanto attiene la superficie STL, se si escludono le viti il cui profilo è registrato nel Navident, dovendogli solo indicare la testa con il tastatore, quando effettuiamo la nostra scansione per tastatura dei denti, esiste nel Navident un sistema di controllo per verificare la precisione della nostra tastatura, individuarne i punti critici ed avere anche una contezza grossolana a colpo d'occhio circa la sua accuratezza. La registrazione dei dati DICOM deve sussistere un'esatta corrispondenza tra i dati DICOM e la scansione per tastatura che viene effettuata. Questo vuol dire che anche piccoli spostamenti dentali possono inficiare questo passaggio e se quando facciamo chirurgia tradizionale ci affidiamo anche a TAC datate 6 mesi, i movimenti che i denti potrebbero subire in questo lasso di tempo provocherebbero non pochi problemi ad una metodica così sensibile come il Navident. Ecco allora che il Navident interviene a ricordarci questo particolare aspetto. La posizione dei denti deve essere quella cristallizzata nella TAC e per questo scegliamo solo denti con mobilità 1. I denti scansionati devono costituire un non solido sufficientemente rappresentativo e torniamo all'indice numerico di affidabilità di cui già abbiamo parlato. Infine, la posizione del tracker, che va da sé che deve mantenere una posizione fissa rispetto al paziente durante tutto l'intervento, una sua dislocazione vuol dire perdita della registrazione del paziente e la necessità di ripetere la tracciatura. La prova di accuratezza da effettuarsi ad ogni cambio fresa è lo strumento di controllo che abbiamo durante tutta la nostra chirurgia per essere sicuri che tutto sta funzionando bene. Ad ogni modo, un nuovo modo di lavorare cambia anche alcuni paradigmi di comportamento. Se rapporto il mio navigare all'aria piuttosto che all'acqua, ecco che la mia assistente diventa il mio controllore del traffico aereo. È addestrata a sorvegliare i miei movimenti e
ed eventuali interferenze intercettate col tracker prontamente vengono segnalate e fanno scattare controlli di accuratezza accessori ed eventuali ritracciature. Anche nel protocollo Navistent ci sono delle funzionalità per il controllo dell'affidabilità del sistema. Va da sé che quando si naviga in mare aperto nel paziente totalmente dentro è difficile avere dei punti su cui effettuare il controllo di accuratezza. Qualche punto lo troviamo sul nostro Navistent in corrispondenza di queste fessure circonferenziali o dell'attacco dell'impianto al Navistent stesso. Va da sé che anche in questo il protocollo Trace and Place subiti è superiore, in quanto aggiunge reperi distribuiti che permettono un controllo di accuratezza su una regione ben più ampia dell'attacco. Come dicevamo, però, il protocollo del Navistent su un impianto è particolarmente indicato per la mandibola gravemente atrofica, laddove la sede chirurgica di intervento è la mandibola interforaminale, una lunghezza di 2-3 centimetri, che sono, almeno secondo la mia esperienza, coperti abbondantemente da questi controlli di accuratezza su così pochi riferimenti. Va da sé che il primo caso presentato è quello riuscito meglio. Passiamo a 4792, la nostra guida turistica. 4792 è una paziente storica dello studio, è affezionata al suo 73, mai permutato per inclusione profonda del 33. Si presenta con il solito canino deciduo con radice ormai completamente riassorbita e mobilità di grado 3 in un tessuto gengivale fortemente edematoso. Abbiamo dato uno sguardo anche alla situazione radiologica. Ripercorriamo molto rapidamente il flusso di lavoro fino all'osteotomia per capire come il Navident sia una guida anche a tutto il flusso della chirurgia computer assistita. Importo la mia TAC, disegno la mia curva di Reslice. Esiste una regola per questa manovra? Certo, diciamo che per le bocche dentate dobbiamo riferirci al centro della regione radicolare, per le bocche completamente edentule dobbiamo riferirci alle emergenze dei futuri assi implantari sulla ceratura. La verifica degli artefatti di movimento è un momento fondamentale e imprescindibile di qualsiasi metodica di implantologia computer assistita e diventa un passaggio obbligato nel Navident. La pianificazione è completamente indipendente dal brand implantare, si seleziona la forma della fixture che vogliamo inserire, se ne impostano graficamente le dimensioni e sulle diverse viste si orienta l'impianto secondo le regole biologiche che conosciamo. Poi tutto continua come abbiamo già visto per 10475 e anche qui direi che come risultato a 3 anni possiamo ritenerci soddisfatti. Di questo caso non ho la foto iniziale, per esempio, tornando alle lacune della documentazione clinica. Passiamo a 11053. Anche di questo caso io non ho foto iniziali, ma siamo tra dentisti ed è ovvio che se si parte da questa condizione anatomica, con questo quadro radiologico, e con un parodonto sottile, di certo non erano sicuramente queste le condizioni iniziali. Questo caso è un po' la copia di 10475. Ma allora quali riflessioni aggiunge a quelle che già abbiamo espresso finora? Il paziente è al centro del nostro universo di cura, con tutte le sue esigenze. Questo caso si reca da noi perché non ha tempo, in quanto in questa fase della sua vita sta correndo molto dietro la sua carriera. Pur potendo essere affrontato tranquillamente in chirurgia guidata statica perché lo spazio interdentale lo avrebbe consentito, era difficile trovare il tempo per risolvere il caso. La programmazione di un caso richiede circa 10 minuti, un processo di stampa accurato molto più tempo. Tutte le metodiche di stampa, scusate, sono andato avanti troppo presto. Tutte le metodiche di stampa 3D funzionano al rovescio, quelle in bagno di resina sono quelle più affidabili, ma il pezzo rimane adeso al piatto di stampa. E viene polimerizzato al contrario. Se per caso l'adesione al piatto di stampa è imperfetta, o il pezzo non viene stampato, oppure viene deformato, molto semplicemente.
Per far sì che rimanga adeso al piatto di stampa è necessario aggiungere dei supporti ed orientarlo in un certo modo all'interno della piattaforma di stampa. Quindi bisogna fare un lavoro. Vi è poi una fase di post-curing. Se non si opta per un sistema a sleeve intercambiabili, si deve aggiungere anche il tempo necessario a polimerizzare la sleeve di metallo all'interno della lima. In sostanza, stampa può trarre un errore. Non si tratta semplicemente di premere un pulsante e stampare un foglio. Diciamo che oltre al tempo tecnico di stampa della lima, circa 4 ore, ci vogliono circa 1 ora e mezza di lavoro extra che l'operatore deve fare intorno alla stampa 3D. Io non ho tempo di documentare i casi, figuriamoci se trovo tempo da un giorno all'altro per fare questa cosa. Ma non è poi solo una questione di tempo. Cacioppo fa bene intendere che, cito testualmente, che quando si cambia anche solo resina è necessario effettuare delle prove. A ciò aggiungiamo la selva di parametri per una stampa 3D, inoltre la precisione calibrata al centesimo di tutti questi parametri, oppure dettagli come il cauto miscelamento della resina per evitare la formazione di bolle d'aria, ma al contempo assicurare l'esatta composizione della miscela al momento dell'uso. Le resine sono miscele di materiali. In altri termini, la stampa 3D è tutt'altro che una scienza. È un'arte alla cui mercé ci affidiamo incontrollabilmente perché la sola verifica è in bocca nella posizione ottenuta dall'impianto. Abbiamo parlato in confronto di tutti i controlli in situ dell'Avident. Attenzione, non riduciamo la mia riflessione al falso, cioè che la stampa 3D non funziona. Quello che critico è la presunzione che non sbagli mai, unita alla presunzione che il controllo ridotto al fitting percepito e percepibile della lima possa essere sufficiente in casi che a mio avviso sono di microchirurgia, non di chirurgia. Perché è di microchirurgia che parliamo, specie in certi posizionamenti implantari. Io non ripudio il manufacturing 3D, anzi, per i casi di atrofia estrema, io non ho fiducia nei zigomatici, sono fortemente convinto nell'uso di griglie custom made in titanio. Credo solo non sia un campo cui potersi dedicare dilettantisticamente. La paziente sapeva che noi potevamo fare chirurgia in 24 ore, anche se con osso scarso, compresa la TAC, perché lo aveva già fatto la sorella, ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Tralascio i 2 anni trascorsi dal carico provvisorio cementato, comunque non immediato, lo stato gengivale che ho trovato quando siamo andati a sostituirlo col definitivo. Questo è lo stato dei tessuti a 4 giorni quando abbiamo cementato il definitivo, e questo ad 1 settimana quando abbiamo salutato la nostra paziente che adesso è a Cremona e non tornerà più. Il controllo radiografico post cementazione comunque fa ben sperare. Siamo sempre a 3 anni dal posizionamento dell'impianto e dal carico con provvisorio. Ultimo spunto di riflessione clinica, vorrevo presentare un caso cui sono particolarmente affezionato, 9753. Ci contatta una domenica d'agosto per un ascesso importante in regione sinfisaria. Quando alla terza settimana consecutiva il dente continua a drenare, la TAC di controllo evidenzia una voluminosa cisti che interessa i denti da 3-2 a 4-1. L'opzione terapeutica è chirurgica. Rimuovo i miei denti, espongo la cisti, rimuovo la cisti, rigenero. 8 mesi dopo controllo gli esiti della mia rigenerativa sovrapponendo in rosso i DICOM a manutenzione avvenuta e in grigio i DICOM iniziali pre-intervento. Fondamentalmente ho mantenuto il tessuto osseo iniziale, i volumi sono riusciti a mantenerli, manca giusto qualche spigoletta ossea vestibolare dei denti, quella purtroppo si riassorbe sempre. All'epoca avevo appena acquisito il Navident, avrei voluto testarlo meglio prima di lanciarmi in casi un po' più spinti e iniziai a verificare le possibilità riabilitative con gli strumenti che avevo allora a disposizione. Cercavo di capire la distribuzione degli spazi protesici copiando i denti del paziente, le posizioni chiave degli impianti, ma era evidente che per la chirurgia guidata statica qua non c'era storia. Avevo bisogno di un sistema che non soffrisse l'ingombro fisico di una guida e il Navident era l'unica scelta, sebbene fossi inesperto.
Importo la pianificazione effettuata con il mio vecchio sistema, comunque di aver fatto, convinto di aver fatto un buon lavoro dentro il Navident. Il Navident come sistema di pianificazione non mi convinceva. Non avevo la possibilità di quelle correzioni di fino che facevo con il mio precedente sistema. Ricalco la pianificazione all'interno del Navident e il Navident che inserisce gli impianti in parallelo mi suggerisce subito una correzione che accetto. Basta ridurre la lunghezza dell'impianto sul 32, giusto per evitare l'interferenza con quell'apice di questo 33, e posso inserire gli impianti paralleli tra di loro. Da qui è tutto come abbiamo visto finora, quindi evitiamo di ripeterci e di perdere tempo. Concludo il mio caso. Nonostante le imperfezioni delle prime armi, questa è la schermata, è la prima schermata delle Valnav, quando le Valnav era un modulo software diverso dal Navident. Purtroppo ho riconvocato il paziente prima di questa relazione per fare delle foto più recenti, ma non ha potuto muoversi per problemi di schiena. L'ho visto 8 mesi fa e fidatevi sulla parola se vi dico che il lavoro sta ancora là e funziona tutto perfettamente. Quelli che abbiamo visto o citato non sono casi eccezionali. Non abbiamo visto un caso di bypass del nervo, ad esempio, o un impianto transsinusale. Sono casi quotidiani in cui è richiesta estrema precisione all'azione chirurgica. Sono spinosi e insidiosi, se vogliamo, semplici nel piano, spietati nella realizzazione. L'insuccesso funzionale o estetico è a pochi micron di distanza, eppur non letale per il paziente. Il Navident ha costituito la consapevolezza di poter affrontare questi casi con estrema tranquillità. Né tantomeno parlo da sprovveduto o da giovane odontoiatra che non può vivere senza una protesi tecnologica. Semplicemente faccio tesoro del possibile errore sempre in agguato anche in mani di chi io reputo più esperte. Questa è una chirurgia che io ho effettuato a mano libera. Anche Giannetti effettua chirurgia a mano libera. Semplicemente nei casi che io ho presentato, io questa discrepanza mesodistale non ce l'avevo, non me lo potevo consentire questo errore. Un piccolo cenno alla metodica di ingegneria tissutale che ho impiegato nei casi come 10475 e 11053 che ho documentato proprio in vista di questa relazione. La situazione tissutale iniziale, inserimento di impianto a carico immediato con innesto di matrice connettiva alequina e recupero dello spessore tissutale. Anche questo impianto è stato inserito senza il Navident. Non è che scomodiamo il navigatore con le sue licenze per ogni bazzeccola. Guarigione alla rimozione della sutura, guarigione a 3 mesi all'impronta per il definitivo. In cosa devo essere bravo io? È una domanda che ci siamo fatti con il primo caso clinico, ma voglio approfondirla a conclusione di questa serata insieme. E voglio approfondirla così. Ordine dei medici e degli odontoiatri di Salerno, corso ECM 30 crediti. Praticamente 6 mesi fa, relazione al dottor Crescenzo Capone dell'Università di Zurigo sulle nuove tecnologie al servizio della medicina e parla di realtà aumentata e realtà virtuale. Sentiamo che dice. Antonio, non si sente? Ah, non si sente, non so come fare per fartelo sentire. Probabilmente togliti le cuffie, perché se tu togli le cuffie con l'audio forse lo sentiamo. Continuiamo a non sentire. E a questo punto però ti abbiamo anche perso perché non ti sentiamo più. Allora, un Adesso ti sentiamo. attimo solo cerco l'audio, che secondo me io non sento più.
Eventualmente ce lo puoi dire, Dispiace. ce lo puoi dire tu quello No, che dicevi. in pratica lui dice che, a parole un po' scarne, che la chirurgia, la realtà virtuale è il futuro di tutta la chirurgia. Perché il vedersi rappresentati giustamente le immagini anatomiche, TAC o risonanza sul campo operatorio al momento dell'intervento costituisce un vantaggio enorme perché permette appunto di navigare all'interno dell'anatomia innanzitutto in maniera molto conservativa e soprattutto senza grossi rischi per il paziente. Ed è esattamente quello che io cerco di fare da 2 anni con il nostro Navident e il nostro navigatore. Semplicemente usando gli occhialini per realtà aumentata. Questi video non posso mandarli avanti, non so perché si bloccano. È un altro mondo, secondo me. È un altro mondo e un altro modo di lavorare. Grazie a tutti. Questi siamo noi e scusa mia sorella Marianna che è incinta e la ferrista che non c'è. Perfetto, Antonio. Beh, faccio vedere anche tua figlia, visto che qualche volta ci hai fatto vedere un paio di volte. La vado a prendere No, la perché fotografia sta a che casa. avevi condiviso con noi, perché quella merita sicuramente. Comunque, grazie Antonio per la. Eccola qua, perfetto. Come si chiama tua figlia? Figlia si chiama Anna Maria. Anna Maria, complimenti per questa bellissima bambina. Io, Grazie. Antonio, innanzitutto incomincio al solito a rompere il ghiaccio, a farti un paio di domande, e innanzitutto a farti i complimenti per la presentazione che tu hai condiviso con noi. Tra l'altro è particolarmente incisiva, secondo me, quella slide dove tu hai identificato il flow chart. Non so se tu magari puoi anche riprenderla nella tua presentazione con quel diagramma di flusso dove tu identifichi a seconda delle condizioni, qual è il tipo di protocollo da utilizzare? Se tu sei in grado di riprenderla per rivederla insieme, perché secondo me quella sicuramente io l'ho vista come sicuramente di grande aiuto e di grande diciamo sintesi, ma molto efficace. E tu sei in grado di richiamare, ecco, perfetto. Di andare avanti così vediamo esattamente. Tu hai identificato praticamente l'opportunità di poter lavorare o con un fiducial, quindi un repere radiopaco esterno, detto appunto template, il Navi Stent, che tu giustamente hai chiamato, oppure le mini viti, oppure evidentemente anche il dente naturale laddove ci fosse il paziente dentro. E poi appunto. Se nel caso si debba utilizzare il repere, eccole qui, queste sono le due soluzioni e quindi poi con le mini viti si ritorna al protocollo 3 semplese, quindi ai sistemi di target ottici che ci hai presentato. Quindi no, particolarmente colpito e ti ringrazio per questo sforzo di sintesi che tu hai fatto. Io volevo farti due domande invece riferite alla tua presentazione. Una è quando tu hai detto che inizialmente avevi qualche dubbio sulle capacità di pianificazione del Navident,
E quindi sostanzialmente volevo capire se queste tue perplessità in qualche modo da cosa scaturivano e come poi si sono nel tempo evolute. Questa è una prima domanda. E poi chiaramente la seconda domanda è riferita agli occhialini, no? Cioè fatto vedere appunto come tu stai lavorando con gli occhialini in modalità diretta e non in modalità indiretta. E volevo chiederti, nello specifico, cosa è cambiato, diciamo, praticamente nella tua attività, rispetto alla visione indiretta? La visione diretta, concretamente, cosa ha aggiunto rispetto alla visione indiretta? Ecco, se tu mi dai, queste sono le due domande, così poi do la possibilità anche agli altri, magari, di formulare le loro, se mi dai una risposta. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, il Navident non consentiva e non consente ancora la possibilità di microcorrezioni, per esempio la possibilità di spostare l'impianto con le frecce da tastiera, micromovimenti, oppure angolarlo con le frecce da tastiera, soprattutto in diverse viste circonferenziali. Perché spesso nei sistemi che usavo prima io giravo intorno all'impianto e cercavo di adattarlo precisamente alla quota d'osso che avevo a disposizione. Se oggi considero questa cosa un handicap, devo dire no. Forse mi ero fatto un po' prendere con i sistemi precedenti da questa mania di perfezionismo, tra virgolette, che spesso poi portava forse anche, l'abbiamo visto, no, prima, portava anche a delle soluzioni forse più complicate di quello che era necessario per risolvere un caso clinico. Per quanto riguarda la seconda domanda, è proprio un problema ergonomico. È proprio un fatto di abitudine il guardare, mentre il fatto che tu lavori in visione indiretta ti fa perdere completamente i riferimenti col campo chirurgico. Invece, quando hai riferimenti col campo chirurgico, è un aiuto in più alla navigazione. I problemi sono tanti, non sono pochi. Per esempio l'illuminazione del campo, perché il campo non può essere illuminato dalla scialitica ordinaria dell'unito, né tantomeno dalle luci a LED. E quindi anche se il Navident dice di non farlo, io uso la luce del navigatore come luce operatoria. Oppure la visualizzazione, perché io te lo dissi già 7-8 mesi fa. Le diverse viste per poterlo utilizzare al meglio con la visione diretta devono poter essere cambiate sia in posizione sia in dimensioni. Perché quando lavori in visione diretta il mirino lo vuoi al centro, altrimenti devi distogliere lo sguardo per controllare il mirino. Mentre se ce l'hai al centro, c'è cioè il campo chirurgico, il mirino nella stessa vista. Questa è una cosa che già ti dissi. Questo è quello che cambia proprio completamente il fatto che tu vedi i riferimenti anatomici che ti sei fatto, tu sai che quell'impianto, perché comunque facciamo i dentisti, noi qua mettiamo gli impianti, non è che facciamo un altro mestiere. Allora tu sai che quell'impianto deve stare a 3-4 mm dal dente vicino, tu vedi dove, già senza che perdi tempo a cercarlo con le dita, tu già lo punti il punto. Praticamente è molto più veloce la procedura chirurgica in misura diretta. Perfetto, grazie mille Antonio, complimenti ancora. Grazie. Posso fare una domanda io? Intanto, bravo Antonio, complimenti per la tua dialettica e la capacità di rendere più semplice, non dico semplicissimo perché non lo è, comunque un argomento un po' complicato per chi non è familiarità con il Navident. Io volevo chiederti così qualche impressione clinica tua rispetto alle mie, che così vediamo se è differente oppure se sbaglio io qualcosa che non lo so. Cioè, anche confrontandomi con colleghi utilizzatori del Navident, mi riferiscono che l'utilizzo del LED tracker, che anch'io personalmente utilizzo nel mascellare superiore,
sia un po' meno preciso o che comunque non dia la stessa affidabilità rispetto a un jaw tracker U o un jaw tracker C o S, come vuoi chiamarli, comunque quelli a stabilizzazione dentale. E quindi io volevo sapere se anche tu avevi avuto questa impressione, perché sinceramente io nei totali lo uso sempre e credo che nei totali insomma è più veloce, più comodo rispetto a stabilizzare un jaw tracker B, quello per il mascellare, insomma con le mini viti, insomma è un po' complicato. Invece le tracker è molto veloce e lì non ho nessun problema, ma quando si tratta di fare un impianto singolo o un impianto, due impianti, trovo che lì probabilmente cioè, ho trovato qualche piccola differenza rispetto a non tanto al pianificato, ma quanto poi al risultato finale di distanza tra l'impianto e il dente, che avrei voluto magari essere magari di un mezzo millimetro, un millimetro differente, eccetera. Cioè non so se questo abbia a che fare con il jaw tracker, o scusi, con l'head tracker, oppure abbia a che fare con una pianificazione, diciamo, protesicamente guidata, ma intesa una pianificazione un po', diciamo, un po' errata dal punto di vista della considerazione di dove deve andare il dente. Cioè, ho trovato delle discrepanze se si sfrutta una ceratura diagnostica, diciamo, scansionata anche con l'STL, ma comunque una ceratura diagnostica reale e una ceratura invece virtuale fatta con il Navident. Cioè, quando la tendo a fare con il Navident e poi pianifico l'impianto che sia perfettamente preciso, in realtà poi quando lo posiziono non è esattamente come l'avrei voluto vedere. Non so se mi sono spiegato e scusami se mi sono un po' dilungato in queste mie riflessioni, ma intanto volevo sapere se hai trovato qualche differenza anche tu usando l'head tracker oppure lo usi anche tu nel mascellare superiore sempre. E poi questa discrepanza. È troppo comodo per non usarlo. Detto in termini molto semplici, troppo comodo per non usarlo. Anche Per secondo rispondere me. alla tua domanda dovrei fare cioè dovrei andare a vedere tutti, basterebbe a vedere tutti gli Evalunav del mascello, perché io uso sempre per me è facile, perché io uso sempre l'head tracker, andare a vedere tutti i mascellari che ho fatto, tutti i mandibolari che ho fatto. E a quel punto verificare se c'è una differenza di accuratezza a livello proprio di valutazione della posizione implantare. Che se sbaglio di più con l'head tracker, evidentemente effettivamente c'è questo problema. Sinceramente Però non sì, ho capito la tua riflessione, però siccome il pianifica, cioè non riesco a capire se è un errore di pianificazione, quindi una pianificazione, ma non tanto all'interno dell'osso, che magari è perfettamente alloggiato, ma poi l'emergenza per il dente che devo andare a fare. Non è esattamente come l'avevo pianificata se la ceratura è virtuale. Questo è il problema. Non so se mi sono spiegato, forse un po' complicato. Luca, tu hai Non, capito? scusa, tu quando, un chiarimento, quando parli di ceratura virtuale, parli del dente artificiale o parli proprio del setup diagnostico che tu importi e matchi No. in STL? La ceratura virtuale intendo quella che fai con il Navident, cioè di mettere il dente del Navident all'interno dello spazio dentulo. Ok, quindi il Tu dente metti tu scegli dalla libreria la dei denti libreria del e la Navident, butti. ci ecco, In quel lì caso credo che ci sia. in quel caso io pianifico l'impianto e poi lo metto anche precisamente bene, come con l'Evalunav, quindi con l'Evalunav non ho problemi, però in realtà poi l'emergenza non è esattamente quella che avrei voluto avere esattamente per il dente reale. Chiaro, in quel In caso. onestà, io il sistema di ceratura del Navident non l'ho ancora usato, vi dico la verità. Allora, guarda, Luca, in quel caso Però posso se finire l'Evalunav si trova preciso, tu la posizione implantare l'hai pianificata, c'è poco da fare.
No, Ok, la ho sbagliato la pianificazione, quindi pianificazione. c'è un problema nella pianificazione, non c'è un problema nel marcatura, secondo me. Il problema va ricercato Guarda, però altrove. scusate, il concetto è molto semplice. Tu hai la pianific cioè hai pianificato l'impianto e lo trovi nella posizione di progettazione. Dove tu non trovi nella posizione di progettazione è l'emergenza a livello di connessione col dente. Allora, questo è quello mi sembra di capire che sia l'osservazione tua, Luca. Allora, in quel Sì. caso, il motivo, secondo me, è da ricollegare al fatto che tu stai scegliendo dei denti virtuali e non stai scegliendo una ceratura diagnostica costruita mettendo il dente sull'articolatore virtuale, conoscendo anche l'antagonista ed avendo, diciamo, comunque tutti gli spazi ben rappresentati. Tu stai in qualche modo semplificando la procedura attraverso quello che può essere un ingombro dato dal volume del dente, ma che non è necessariamente quello rappresentativo di quella che poi sarà l'emergenza effettiva che tu vuoi ottenere. Per cui il mio suggerimento in quel caso, nel caso in cui tu voglia essere molto preciso, è di usare sempre la ceratura diagnostica che tu vai a importare in formato STL. Questo è il Ok, perfetto. suggerimento. Era tutto qua. È proprio questo il concetto. Io trovo che la libreria protesica del Navident possa condurre a qualche piccolo, diciamo, a una pianificazione che non è esattamente quella corretta. Cioè, io ho visto che invece sono molto più preciso quando importo l'STL della ceratura reale che devo andare a fare. Quindi questo sicuramente credo che sia il problema. L'altro aspetto, non so se tu Antonio hai avuto esperienza in questo senso, il fatto di importare la ceratura in formato STL, quindi registrarla poi con i dati DICOM, può essere anche una chiave da utilizzare anche in fase di registrazione, perché in alcuni casi può essere una soluzione laddove hai degli artefatti che magari non ti permettono di avere un riconoscimento sull'attacco. Ma di poterlo fare invece sull'STL. Ora, in Navi, in pratica, questa doppia funzionalità, per scegliere di fare la ricezione o sui dati della DICOM, quindi sui dati TAC, oppure una volta registrato l'STL, direttamente sull'STL. Lo dico perché spesso mi sono trovato con alcuni colleghi in alcune condizioni dove questa funzione, che magari non è spesso utilizzata o conosciuta, invece è stata risolutiva. No, ti faccio vedere quando poteva essere. Io ho fatto un errore. Ti faccio vedere dove ho fatto un errore. E dove poteva essere. Però non c'era ancora. Dove poteva essere utilizzata? Aspetta un attimo. Forse è meglio che faccio così. Qui. Qui, se tu vedi nel video, io faccio una cosa e ora non posso andare avanti. Io faccio la registrazione su questo dente. Guarda, io vado a fare la registrazione su questo dente qua, vedi? Nel video. Se invece avessi accoppiato l'STL, non avrei avuto il problema di dover fare la registrazione su quel dente, che ha un artefatto metallico. Gli artefatti metallici non vanno utilizzati per fare registrazione. Questo tipo diventa, quando hai bisogno noi abbiamo visto, no, c'è bisogno di distribuire punti, ci vogliono almeno una zona di 9 denti, il Navident accetta come tripode. Quando vedi che in quei 9 denti c'è magari un artefatto metallico che ti può dare fastidio, associ l'STL e risolvi così il problema, perché riesci ad associarlo sui denti. Esattamente, Assolutamente sì, assolutamente sì. quella è proprio un'applicazione dove quel tipo di applicazione Assolutamente sì, ha assolutamente sì. una sua ragione d'essere. Grazie di avercela condivisa. Allora, qua abbiamo un'altra osservazione. Nicola poi ci chiede se sarà possibile avere la registrazione. La risposta è chiaramente affermativa, perché abbiamo appunto iniziato con la registrazione della presentazione di Antonio. Io guardo l'orologio, siamo alle 20:34, quindi siamo assolutamente svizzeri. Grazie ad Antonio innanzitutto per la tua puntualità, ma
e per la tua chiarezza di esposizione. Infatti io mi associo a Luca proprio nel mettere in evidenza quanto la tua dialettica sia molto chiara e aiuti molto la comprensione su una materia che, Sono d'accordo. su una materia che non è comunque sicuramente necessariamente no, intuitiva, ma ci ha aiutato molto ad avere appunto una visione d'insieme ed averla più chiara. Quindi io ti ringrazio per questo, per la tua partecipazione, il tuo farti coinvolgere in questo webinar. Ringrazio tutti quanti hanno avuto la pazienza e l'interesse a essere presenti qui questa sera e quindi saluto tutti e diamo poi l'appuntamento a quella che poi sarà l'incontro successivo che come noi sappiamo sarà il giorno 8 di giugno con Luigi che condividerà la sua presentazione. Io vi ringrazio a tutti e interrompo la registrazione.